Una giornata di lavori dedicata al PNRR e alle filiere del territorio ligure. Il Palazzo della Borsa di Genova ha ospitato l'iniziativa di Deloitte, Laboratorio PNRR Territorio e Filiere, nell'ambito del progetto Why Liguria, il bello e il buono. Nel corso della mattinata sono stati diffusi i risultati dell'osservatorio Deloitte sulla Liguria e la survey sulle aspettative post-Covid del territorio ligure, condotta proprio in collaborazione con Liguria Business Journal. Va Liguria parte nel 2015 con l'intenzione di porre in evidenza il bello e il buono di questo territorio. Dal 2015 ad oggi è stato fatto un grande percorso realizzato grazie alla generosa condivisione di tanti imprenditori, tanti manager del territorio che hanno voluto raccontare la propria esperienza, renderla fattore comune affinché tanti altri ne cogliessero degli spunti. Va Liguria nel 2015, come dicevo, voleva porre in evidenza il bello e il buono perché avevamo colto come gruppo di lavoro che la Liguria si raccontava poco e quel poco a volte era raccontato anche non così bene. Allora abbiamo iniziato a narrare di storie imprenditoriali, realizzando pubblicazioni e poi ci siamo chiesti com'è che andavano le aziende su un orizzonte temporale di medio termine, quindi abbiamo realizzato un osservatorio. Oggi tutte queste esperienze si coniugano con il lancio del laboratorio. Il laboratorio è una sintesi di questo percorso, quindi la conoscenza del territorio, la conoscenza delle aziende. Abbiamo monitorato circa 4.000 aziende in Liguria e il laboratorio inizia e accompagna il viaggio delle aziende in questo new normal, questa nuova era dettata da un cambiamento radicale nei consumi, nelle nostre abitudini, nel modo di porci sui mercati nazionali e internazionali. Ci sono anche opportunità importanti che vanno nella direzione del cambiamento che noi auspicavamo. Abbiamo visto dall'osservatorio che delle circa 4.000 aziende, quelle più virtuose, che poi definiremo i bravi o i bravissimi, sono esattamente quelli che hanno saputo investire in alcune direzioni che sono proprio la digitalizzazione, la formazione del personale, la sensibilità verso l'ambiente. Ecco, queste caratteristiche oggi incontrano il favore di aiuti importanti come quelli integrati nel piano nazionale di rilancio e resilienza. Questo è il concetto che è al centro del viaggio del laboratorio, quindi porre in evidenza quali sono i fattori fondamentali, qualificanti per questo percorso di rilancio e ripresa e metterli a fattore comune, accompagnare le aziende e dare anche evidenza verso istituzioni, investitori e chiunque interessato di quanto questo viaggio possa dare dei frutti nel breve e nel medio termine. Il progetto Why Liguria nasce nel 2015 ed è dedicato al territorio ligure, alle sue aziende e ai suoi imprenditori. Oggi presentiamo anche l'osservatorio Deloitte dedicato alla Liguria. L'osservatorio Deloitte è una ricerca dove vengono analizzate circa 4.000 aziende su un orizzonte temporale degli ultimi 5 anni. All'interno di queste 4.000 aziende, diciamo, queste 4.000 aziende rappresentano quello che è il tessuto imprenditoriale della Liguria, perché è composto prevalentemente da piccole e medie imprese. All'interno di queste 4.000 aziende abbiamo cercato di individuare quelli che erano i bravi, quindi quelli che avevano un trend positivo in termini di fatturato, e all'interno abbiamo visto che su 4.000 aziende, 1.615 aziende hanno, diciamo, questo trend di positivo. Queste aziende, crescono in termini di, fatturato del 38% e in termini di redditività del 46%. Sempre nell'ambito dell'osservatorio abbiamo voluto fare un passo ulteriore, quindi capire quelli che andavano ancora meglio. Quindi abbiamo analizzato i 50 best performer. I 50 best performer sono aziende che diciamo, hanno dei trend di fatturato molto positivi e sono cresciuti anche in termini di redditività, con delle percentuali che sono raddoppiate rispetto a quelle che dicevamo in precedenza. Quindi sono cresciute del fatturato del 61% e in termini di EBITDA del 109%. Un passaggio ulteriore che è stato fatto in questo osservatorio è stato capire come si sono differenziati i nostri best performer, che cosa hanno fatto. Hanno implementato delle strategie di valorizzazione del territorio, hanno investito su attività di formazione del personale, hanno fatto degli investimenti per quanto riguarda i processi di innovazione di prodotto, innovazione di processi, hanno fatto ricorso a nuove forme di finanziamento e hanno, diciamo, dedicato delle campagne collegate alla sostenibilità.
Un ultimo punto che è molto importante e si collega ad una collaborazione che è stata fatta con Liguria Business Journal è stato l'andamento, cioè l'analisi dell'andamento degli ultimi tre osservatori. Noi siamo partiti da aziende, da un 65% di aziende che erano considerate brave nel 2016 e oggi abbiamo visto che in realtà questo numero di aziende nell'ultimo osservatorio che presentiamo è calato del 24%, quindi abbiamo 1615 aziende su una popolazione di 4000 aziende. Questa incidenza, diciamo, negativa del 24% è stata poi riassunta in una survey che è stata fatta con Liguria Business Journal dove abbiamo analizzato oltre 100 aziende, oltre 100 imprenditori tramite una survey a cui abbiamo chiesto quali sono le aspettative post-Covid. Il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza è contestualizzato all'interno di una strategia che tutti sanno essere quella di allineamento agli Sustainable Goal 2030-2050. Il governo italiano deve realizzare il Next Generation EU tramite il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, composto di due grandi componenti, incentivi e riforme. Sicuramente all'interno di quelli che sono gli assi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza il turismo ha una rilevanza sostanziale e per la nostra regione è fondamentale, ma anche tutti quelli che sono gli aspetti connessi allo sviluppo della digitalizzazione, allo sviluppo dell'innovazione e all'ambiente sono degli elementi che per la Liguria sono essenziali negli assi che caratterizzano lo sviluppo della nostra regione, che oltre al turismo di cui abbiamo già parlato sono ovviamente l'intermodalità, il porto e la gestione, diciamo, del trasporto delle merci, quindi, e anche quindi conseguentemente tutti quelli che sono gli elementi di gestione sostenibile di queste componenti fondamentali della intermodalità. Ecco, quindi abbiamo voluto con il Why Liguria evolvere le nostre analisi che si dipanano dal 2015 sul territorio ligure che è caratterizzato da una presenza elevatissima, come per tutta l'Italia, della PMI e soprattutto della microimpresa. Non ci siamo quindi più limitati solo esclusivamente a fare un quadro di aggiornamento di come stanno andando le PMI liguri, ma abbiamo voluto anche esaminare quelle che sono le prospettive con cui queste PMI liguri possono affacciarsi al momento importantissimo di evoluzione del Paese generato dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, come possano quindi beneficiare di tutti quelli che sono gli aspetti incentivanti o di riforma che le istituzioni locali e nazionali possono garantire alla Liguria. Da questo punto di vista, quindi, uno degli elementi fondamentali che abbiamo voluto esaminare è le modalità con cui il piccolo, che non è più bello come una volta, perché la agilità e la semplicità di reazione del piccolo imprenditore contrastano con la sua capacità di essere resiliente, perché l'azienda è poco patrimonializzata, ha difficoltà di accesso al credito. Ecco, vogliamo vedere come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza possa essere sfruttato da queste aziende per meglio svilupparsi, e per farlo il ruolo delle filiere diventa un ruolo essenziale, intendendo per filiera non soltanto le 17 filiere che sono state individuate dal MISE, ma soprattutto quelle filiere private che sono rappresentate dal rapporto tra il champion, cioè colui che gestisce la filiera, e il suo addentellato di fornitori. Fornitori che molto spesso sono proprio le piccole e medie imprese, ma che a loro volta hanno loro fornitori rispetto alle quali loro potrebbero rappresentare un ruolo di champion. Ecco, quello che noi vogliamo analizzare è quale possa essere il ruolo aggregativo della filiera per fare in modo che quel piccolo e bello venga superato da un'aggregazione che aumenti il peso specifico dei partecipanti a un determinato affare, a un determinato sviluppo, e consenta quindi di massimizzare quelle che sono le evoluzioni attese. Se la filiera nelle sue regole di gestione, nelle sue regole di selezione, nelle sue regole premianti dei partecipanti alla filiera, inserisce al suo interno concetti di
sviluppo della digitalizzazione, sviluppo della sostenibilità, responsabilità sociale, automaticamente sarà più facile per i partecipanti alla filiera, per il capo filiera, adottare quelle che sono le prospettive di sviluppo del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, beneficiando e massimizzando quelli che devono essere gli assi strategici che vengono portati a terra dal governo centrale e dalle istituzioni regionali, comprese le associazioni di categoria, nell'aiutare a allineare tutte le strategie del tessuto imprenditoriale verso quelli che sono gli assi del nostro futuro: l'innovazione, la digitalizzazione, la sostenibilità, il civismo imprenditoriale, inteso come capacità dell'imprenditore di incidere sull'ecosistema delle persone, delle famiglie che stanno intorno alla sua realtà, per migliorarne il benessere in prospettiva di lungo termine.